Ciao ragazzi, bentornati finalmente ad un nuovo video del canale. Oggi vi porto uno dei mazzi che più mi sta divertendo in assoluto in questo periodo, ovvero Earth Machine. Earth Machine è un mazzo, direi combo mid-range value based, che punta a vincere praticamente continuando a riciclare le proprie risorse e quindi cercando di sopravvivere alle giocate dell'avversario, lasciando che l'avversario esaurisca tutte le risorse per poi colpire duro grazie ai vari OTK possibili con il mazzo e insomma ha uno stile un po' particolare, un po' unico. Non sono tanti i mazzi che ho visto che riescono a giocare come gioca lui. Forse un pochino Salaman Great, ma è molto diverso come mazzo. Ma partiamo dal card by card e poi vi faccio vedere qualche combo del mazzo per farvi capire un po' come gioca. Allora, partiamo. Il mazzo si chiama Earth Machine. Anche Macchina Infinite Track Train, Dozer Control, insomma un sacco di nomi, ma il concetto è sempre quello in sostanza. È un mazzo basato su mostri macchina terra. Cominciamo dalla parte Infinite Track. Io gioco 3 Harvester, 3 Brutal Dozer, 2 Scavatrince, 1 Scavatunnel e una Anchor Drill. Vediamo subito che cosa fanno queste carte. Harvester su Normal o Special ci permette di addare un altro Infinite Track dal deck alla mano. Altro effetto è che possiamo targettare un altro mostro macchina sul terreno e il livello di questo mostro e del mostro targettato diventano entrambi pari alla somma dei livelli. Quindi se targettiamo un livello 5, per esempio, 5 più 2 fa 7, diventano entrambi di livello 7, per fare un esempio al volo. Brutal Dozer, che è una delle carte che dà il nome al mazzo, è diciamo la carta che fa girare un po' tutto l'archetipo. Bulldozer Brutale, appunto, si può evocare specialmente dalla mano andando a tributare un mostro macchina terra dal terreno. Quando viene evocato specialmente dalla mano, quindi anche per il suo effetto, possiamo andare ad evocare dal mazzo un altro Infinite Track con gli effetti negati. Ma rimaniamo bloccati in macchina terra per tutto il resto del turno. Quindi noi andiamo a giocare mostri che non sono macchina terra, ma li possiamo giocare solamente prima di attivare l'effetto di Bulldozer Brutale. Poi abbiamo Scavatrince, che ha lo stesso effetto di Brutal Dozer di evocarsi dalla mano andando a tributare un mostro macchina terra dal terreno. Inoltre, quando è al cimitero, possiamo bandirlo per targettare un altro mostro Infinite Track e andarlo a evocare specialmente dal cimitero. Scavatunnel è, diciamo, la carta che ci permette di fare plus infiniti. Anche lui ha la stessa clausola di evocarsi specialmente andando a tributare un mostro macchina terra. E in più, quando è al cimitero, possiamo bandirlo per targettare 5 mostri macchina terra dal cimitero, rimischiarli nel mazzo e pescare 2. Questa è la carta che ci permette non solo di riciclare le risorse, ma di andare in vantaggio carte rispetto all'avversario. Ultimo, ma non meno importante, abbiamo monocopia di Anchor Drill. Su Normal o Special ci fa evocare specialmente un altro mostro macchina dalla mano e poi ha lo stesso effetto di Harvester, quindi targettando un mostro macchina sul terreno va a modulare i livelli di entrambi andando a settarli pari alla somma. Lui è molto importante perché ci permette di fare degli Xyz di rango 8 e di rango 9 andando a targettare appunto un livello 4 o un livello 5 e sono, diciamo, abbastanza importanti per il mazzo, sia lui che Harvester. Il secondo effetto sia di Anchor Drill che di Harvester in realtà ci permette di estendere il range delle giocate in maniera non indifferente. Questo mazzo non ha una combo lineare per forza, può fare un sacco di cose grazie anche agli effetti di queste due carte.
Andiamo poi a vedere la parte macchina o Mac. Abbiamo il 3x di Mac spaccametallo, carta che adesso è appena stata ristampata, quindi abbassa notevolmente il costo dell'intero mazzo, che in realtà se togliamo determinate carte anche dall'extra deck è molto molto budget. Metal Cruncher su Normal o Special. Ci va a cercare tre carte macchina terra dal mazzo, le riveliamo al nostro avversario e ne aggiungiamo una a caso alla mano. Ovviamente possiamo rivelare tre copie della stessa carta e aggiungere appunto quella carta lì. In più può essere evocato normalmente sul terreno senza attributi se non controlliamo altre carte sul terreno. Quindi questi due sono i nostri starter, diciamo. Ovviamente con entrambi andremo a cercare Brutal Dozer e da lì poi partirà la nostra combo, che poi vi illustrerò in seguito. Altre carte Mac o macchina che gioco nel mazzo sono monocopie di Mac Fortezza e monocopie di Mac Cittadella. Mac Fortezza, carta storica, ovviamente, sapete benissimo, chi gioca da più tempo sa benissimo che è una carta molto molto importante nei meta passati. Può essere evocata specialmente dalla mano o dal cimitero andando a scartare mostri macchina dalla mano di livello pari o superiore a 8, il che significa che possiamo includere anche se stesso, cioè si può evocare andando a scartare per esempio un Harvester e se stesso si può rievocare poi dal cimitero. Questa è una cosa che non tutti sanno. Inoltre non è un effetto attivato, è una condizione di evocazione, quindi non può essere colpita la entrap, diciamo. In più, ovviamente, possiamo giocarlo quante volte vogliamo, non è once per turn, è una carta vecchia, non sanno neanche cosa sono le restrizioni delle carte vecchie. In più, se viene targettata dall'effetto di un mostro, possiamo andare a guardare la mano del nostro avversario e scartargli una carta, e se viene distrutto in combattimento, possiamo targettare una carta sul terreno del nostro avversario e andarla a distruggere. Quindi fa girare un po' il mazzo perché ci permette di mandare carte al cimitero e in più è una roba sbrocca, un extender che possiamo evocare continuamente dal cimitero, non ha senso. Mac Cittadella, altra carta molto molto forte, questa arriva direttamente dallo structure dei Mac. Non può essere evocato normalmente, ma deve essere evocato specialmente per il suo effetto, che è quando è al cimitero, se viene distrutto un mostro macchina sul nostro terreno, questo si può rebornare. In più, come effetto rapido, possiamo targettare un mostro macchina sul nostro terreno e andare a distruggere quel mostro macchina e tutti i mostri sul terreno dell'avversario con attacco pari o inferiore. Quindi fa un bel raigeki sul terreno dell'oppo perché se targetta se stesso, comunque può targettare anche se stesso, ovviamente è un 3000, quindi distrugge tutto ciò che ha attacco inferiore, pari o inferiore a 3000, il che vuol dire praticamente qualsiasi cosa. Può interrompere le combo del nostro avversario perfettamente e va in combo poi con un'altra carta che vi farò vedere nel mazzo. Per cui insomma, niente da dire. In più, vabbè, se viene distrutta una qualsiasi carta anche in combattimento, quindi noi possiamo attaccare con qualsiasi cosa più piccola del mostro del nostro avversario viene indistrutta, triggerà l'effetto di cittadella che si reborna e può picchiare e poi attivare il suo effetto. Poi, ultimi ma non per importanza, le carte treno. Abbiamo un monocopia di treno pallottola super espresso e 2x di treno merci pesanti del Recrane. Ora, cosa fanno queste carte? Treno pallottola si può evocare specialmente dalla mano, sono entrambi extender e in più sono livello 10, quindi ci permettono di fare le giocate di rango 10. Treno pallottola super espresso è un 3000 di attacco così easy, che si può evocare dalla mano specialmente se controlliamo solamente mostri in macchina terra e ovviamente il 99% delle volte controlleremo solo mostri in macchina terra. Non può attaccare a meno che non mandiamo altre due carte dal terreno al cimitero, ma tanto lui non attaccherà quasi mai da solo. Nel caso dovesse farlo, comunque mandare carte dal terreno al cimitero ci pesa relativamente. In più, l'altro effetto che ha questa carta, che ci permette ulteriormente di riciclare risorse, durante l'end phase, se lui è al cimitero perché ci è stato mandato durante questo turno, possiamo targettare un mostro macchina, nel cimitero e a darlo alla mano. Ovviamente tutto once per turn. Derrick Crane, invece, quando viene evocato
un mostro, se viene evocato un mostro macchina terra per norma lo special, si può specialare dalla mano, ma di mezzo attacco e difesa, solamente una volta per turno. Quindi fa un po' come Kagemusha Knight. Quindi se andiamo a fare normal di Harvester, possiamo attivare il suo effetto e poi chainlockare l'effetto con Derry Crane in modo da non prenderci Ash, per esempio. In più, quando viene staccato come materiale da un mostro Xyz, può targettare, possiamo andare a targettare una carta sul terreno dell'avversario e andarla a distruggere. Quindi praticamente rende qualsiasi Xyz macchina che noi facciamo utilizzando lui un Drident, sostanzialmente. E ultima carta in assoluto per quello che è l'engine macchina, monocopia di scatola ingranaggio antico. Sì, giochiamo anche una carta Ancient Gear. Cosa fa questa carta? Se viene aggiunta dal deck o dal cimitero alla mano, eccetto pescandola di turno ovviamente, possiamo andare ad aggiungere un mostro terra di tipo macchina con attacco e difesa di 500 dal deck alla mano. Eccetto se stesso. Ovviamente possiamo utilizzare l'effetto solamente una volta per turno. Quindi questo mostro ci fa girare tutto il mazzo, perché a un certo punto noi andremo a evocare, per esempio, un esempio a caso, Ballista ingranaggio antico, che ci aggiunge un mostro ingranaggio antico dal deck alla mano. Andiamo ad aggiungere scatole, poi come target di scatola abbiamo questi tre, quindi scava trincee, scava tunnel e anchor drill. E questo ci fa un po' girare tutto il mazzo, ci fa fare un più due senza proprio così in scioltezza, ecco. Quindi carta che è un po' un brick, è un po' il brick del mazzo. In realtà possiamo scombare tranquillamente anche avendo scatola in mano, però è un po' più lunga da fare. Perciò, vabbè, ci teniamo quindi come monocopia. Giocarne di più mi sembra un po' stupido. Attenzione, è un brick, non è un Garnet, perché in realtà possiamo usarlo per fare qualcosa quando ce l'abbiamo in mano. Per esempio, se noi evochiamo Anchor Drill, evochiamo scatola special del suo effetto, moduliamo il livello per avere entrambi di livello 8, possiamo fare un Xyz di rango 8, per esempio. E questo più o meno è tutto per i mostri. Andiamo a vedere un po' rapidamente magie e trappole. Abbiamo il 3x di avanti di peso, il 3x di ridispiegamento mech, il 3x di orario urgente e il 3x di superguida mech. Andiamo a vedere nel dettaglio che cosa fanno. Avanti di peso e ridispiegamento mech sono altri due starter. Quindi in totale giochiamo 12 starter sostanzialmente. In un mazzo da 40 carte ci sta. Avanti di peso è una spell continua. Quando viene attivata ci permette di aggiungere un mostro Infinity Track dal deck alla mano. E quando è sul terreno ha due effetti che possiamo attivare una volta per turno. Possiamo targettare un mostro macchina Xyz e quindi applicare uno dei due effetti, cambiare la sua posizione di battaglia oppure attaccarla come materiale, il che significa che possiamo fare uno Zeus da parecchi materiali. Non so se avete notato, ma 2 più 10 fa 12. E quindi possiamo fare Zeus che richiede due mostre di livello 12 direttamente a turno 1 senza dover passare dalla battle phase. Questo è uno dei pochi mazzi, credo, che lo possa fare in questo modo. So che è una cosa difficile da processare, però vi assicuro che è una cosa che si può fare tranquillamente. Arriviamo poi a ridispiegamento mech, che diciamo è lo starter meno efficace del nostro mazzo perché ci richiede di scartare una carta. E ha sostanzialmente due effetti. Possiamo scartare una carta qualsiasi per aggiungere due mostri mech con nomi diversi uno dall'altro, dal deck alla mano ovviamente, oppure scartare una carta mech per aggiungere due carte mech qualsiasi. Il che significa che non possiamo aggiungere solo i mostri, ma anche Super Guida, che è la trappola di archetipo che poi vi farò vedere e vi spiego cosa fa. Possiamo attivarne solo una volta per turno, sono comunque due starter non indifferenti e scartare una carta, ripeto, a volte è utile perché ci permette di avere dei target al cimitero.
Orario Urgente è una di quelle carte che io inizialmente ho cattato nel mazzo per mettere altre cose, ma che è effettivamente troppo troppo utile. Al massimo potete toglierne uno per giocare una monocopia di Colbert the Grave, per esempio, ma io ho preferito andare sulla consistenza e giocarne tre direttamente. È una carta che possiamo cioè è una carta going second nell'intenzione. In realtà possiamo tranquillamente giocarla anche andando per primi, perché è una spell rapida, quindi si può settare e attivare per fare cose. In più ha un effetto quando viene mandata al cimitero, che ci è utile volendo anche per scombare a turno 1. Quindi vediamo. L'effetto normale, cioè l'effetto rapido che si può attivare, è che se il nostro avversario controlla più mostri di noi, possiamo specialare un mostro macchina terra di livello 4 o inferiore, un mostro macchina terra di livello 5 o superiore, in difesa con gli effetti negati dal mazzo. E non possiamo dichiarare attacco in quel turno o attivare nel turno in cui attiviamo questa carta, eccetto con mostri macchina. Wow, perché noi non giochiamo mostri macchina, tutto quello che ho fatto vedere fino adesso nel main deck sono mostri macchina terra, quindi ulteriormente. Se viene mandata dal terreno al cimitero quando è settata, inoltre ci permette di aggiungere un mostro macchina di livello 10 dal deck alla mano. Possiamo usare un effetto solo una volta per turno. Poi, infine, per ultimo ma non per importanza, solamente perché è una trappola e quindi la teniamo in fondo, Super Guida Mech. Super Guida Mech è la trappola di archetipo di Mech che ci permette di riciclare le carte che riciclano risorse, quindi è qualcosa di veramente veramente sbrocco. Sull'attivazione normale possiamo scegliere come bersaglio un mostro macchina che controlliamo ed evocare specialmente un mostro Mech con un nome diverso da mano o deck. E se lo facciamo, distruggiamo il bersaglio che abbiamo targettato. Quindi se abbiamo cittadella al cimitero, ci procca anche cittadella e quindi facciamo più due. In pratica possiamo levarci un pezzo dal terreno per andare a portare da mano o deck, di solito dal deck ovviamente, un altro pezzo con un nome diverso da quello che abbiamo detonato. Quindi se detoniamo un Mech non possiamo portare lo stesso Mech. Quindi che cosa possiamo fare? Possiamo per esempio spaccarci un mostro macchina qualsiasi sul terreno per portare per esempio spacca metallo e andare ad attivare l'effetto di aggiungerci un altro pezzo durante il turno dell'avversario. Poi quando questa carta è al cimitero possiamo bandirla, eccetto nel turno in cui ci è stata mandata ovviamente, perché possiamo attivare solamente un effetto. In realtà non è vero, perché vabbè, la limitazione è solamente che possiamo usare uno dei due effetti una volta per turno, però vabbè, quindi se l'abbiamo usata un turno, o se ce l'hanno spaccata, possiamo in realtà attivare il secondo effetto, che è appunto di bandirla per targettare tre mostre macchina terra, banditi o al cimitero, e andarla a risciaflare nel mazzo e pescare uno. Quindi questa è un'altra carta che ricicla risorse e ci fa vantaggio. Ora, con tutte queste carte che ci permettono di stallare, tra virgolette, quindi resistere nel turno dell'avversario, pescare carte, fare vantaggio, noi vogliamo andare a pescare carte che ci permettano quindi di fare interruzione nel turno dell'avversario. E qui ci sono due scuole di pensiero per questo mazzo. Una scuola di pensiero che preferisce giocare altre trappole, ok? Visto che tanto abbiamo già una trappola di archetipo, ci mettiamo, non so, le Trap Trick, piuttosto che i Solenni, piuttosto che, non lo so, i tributi torrenziali e così via. Io preferisco la seconda opzione, che è giocare Entrap. Perché? Perché le Entrap vanno sempre bene. È vero che adesso, con l'uscita di Crossout Designator, forse le Entrap iniziano ad essere un po' pericolose in questo mazzo, ma ovviamente è possibile andare a ridurre il numero di Entrap per metterci tranquillamente tre Designator oppure togliere una copia di Orario Urgente per andare a mettere Designator. Ovviamente sono tutte preferenze, cioè la parte core del mazzo ve l'ho fatta vedere, ci sono poi tutta una serie di flex spot. Ovviamente per arrivare a 40, il mazzo si può giocare tranquillamente fino a 43 carte, perché con 12 starter si ha una certa consistenza. Vediamo, io ho optato appunto per giocare Entrap e siccome il mazzo
pesca molto, per consistenza ho deciso di giocare Entrap a coppie con nomi diversi, tranne tre in perma. Ovviamente questa è una mia scelta personale, perché nel mio local ci sono parecchi mazzi che vanno a specialare da grave o vogliono bandire dal grave, eccetera, eccetera, e quindi Ghostbell va sempre comodo. Ash Blossom è Ash Blossom, non c'è niente da dire. Di simulatore di effetto va sempre bene e in perma la possiamo settare tranquillamente, quindi non ci va ad andare non ci vanno in conflitto con niente. In più ci permette di spegnere un Imperial Order qualora il nostro avversario decide di essere simpatico. Dopodiché, ovviamente, al posto di queste 9 carte, che possono essere 10, ripeto, perché un Urgent Schedule è cattabile tranquillamente. Se vogliamo essere bizzarri, possiamo togliere anche un Super Guida Mech, ma io preferisco avere più consistenza possibile per quella carta perché ci fa girare le combo. Quindi abbiamo 9-10 carte che sono flessibili, che non è proprio pochissimo, anzi, possiamo giocare appunto, non so, i Solenni piuttosto che le Triple Tactic Talents, piuttosto che, non so, le Droplet. Questo va un po' a budget, un po' a quello che volete mettere nel mazzo. Il mazzo è comunque molto solido anche così, ovviamente contro mazzi particolarmente centrati sul going second, perché questo non ho ancora detto ovviamente, ma è un mazzo going first. Magari potete soffrire un po' di più, ma avete abbastanza interruzioni, abbastanza cose per rompere le scatole, che in realtà vi fregherà poco, di quali interruzioni decidete di mettere. Il mazzo ovviamente di archetipo mette solamente una interruzione, che può essere la Mech Cittadella o lo spacchino di Derry Crane. Ovviamente avere uno spacchino nel turno dell'avversario non fa schifo per nulla, perché ricordiamoci che hanno bannato Drydent per un buon motivo. D'altronde, insomma, il mazzo comunque è molto complicato da usare, ma dà parecchie parecchie soddisfazioni. Queste sono, ripeto, appunto, una mia preferenza personale. Potete giocare un po'. No, quelle 9 carte potete mettere quello che volete, insomma. Diciamo che se una volta uscita Designator, se non voglio giocare Designator perché io sono povero, butterò dentro 3 Droplet, 3 TTT e 3 Strike e sono a posto. Perché sono povero, diciamo. Vediamo ora l'extra deck. Abbiamo il 3x di Golem Infinite Cingoli. Perché il 3x lo vedremo poi nella combo. In realtà è una carta che andremo ad utilizzare molto poco come effetti, perché ha un unico effetto, ha ovviamente il vantaggio di essere un Link 1 che richiede solamente un mostro Infinite Cingoli, non Link. In più, quando viene mandato al cimitero, possiamo attaccarlo come materiale ad un mostro Xyz macchina, e ha l'effetto che quel mostro Xyz, finché ha questa carta come materiale, non può essere distrutto dagli effetti delle carte. Poi, doppio Nocche Rabbiose doppia testa, che sarà la nostra end board sostanzialmente, perché vedrete il mazzo è molto 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 strano. Perché scomberemo per 15 minuti per poi finire con un link 2 e passare di solito, ma vabbè. E questa carta richiede due mostre macchina qualsiasi e non può essere usata come materiale link in generale proprio. Possiamo solo utilizzare uno dei due effetti che ha solamente una volta per turno. Durante la main phase, come effetto rapido, possiamo mandare una carta, un mostro in realtà, scusate, dal terreno o dalla mano al cimitero per targettare un mostro macchina terra di livello 10 e ribordarlo in difesa con gli effetti negati. Questo significa che nel turno dell'avversario potremo andare a rievocare il nostro treno pallotto alla Super Espresso come difensore aggiuntivo, che se verrà distrutto dal nostro avversario
ci andrà a riciclare un'altra carta. Ora, grazie a questa carta possiamo creare un piccolo loop con queste tre carte dove andiamo a scartare questa carta per rebornare Bullet Train. Bullet Train viene distrutto dall'avversario, Bullet Train ci riadda scatola ingranaggio antico, ci aggiunge un'altra carta dal mazzo. Ovviamente questa è una delle possibili soluzioni, ma in uno stato del gioco molto semplificato, già questo piccolo loop ci permette di ammassare parecchio vantaggio. In più, un altro effetto è che possiamo mandare una carta qualsiasi dal terreno o dalla mano al cimitero per rebornarlo. Quindi, in realtà ci può se decidiamo di giocare ad esempio dei floodgate di side che a un certo punto ci danno fastidio, ci permette di mandare via un floodgate per rebornarlo, o in realtà durante la combo possiamo linkarlo via e poi rebornarlo mandando Urgent Schedule settata al cimitero per aggiungerci anche un mostro di livello 10. Poi vi farò vedere un po' di combo che possiamo fare. Per finire i link, giochiamo monocopia di Ballista Ingranaggio Antico. Quando viene evocata ci aggiunge un mostro ingranaggio antico. Anche un altro effetto che recita sostanzialmente: spaccati una magiotrappola per mettere a zero l'attacco e la difesa di un mostro dall'avversario, che useremo molto molto raramente, ma può sempre tornare utile, chi lo sa. In ogni caso, questa è una carta che noi utilizziamo solamente quasi esclusivamente per scombare e andarci ad aggiungere la scatola ingranaggio antico. Poi passiamo agli Xyz. Giochiamo Sputafiumi e Spezzaterra Infinite Cingoli. Sputafiumi e Spezzaterra hanno lo stesso effetto per buona parte del loro testo, ovvero entrambi, vabbè, livello 5 e livello 8, due mostri livello 5 e due mostri livello 8 per essere livello 9 per essere evocati, scusate, non livello 8. Quindi questo lo evochiamo fa facilmente, diciamo, con Brutal Dozer, quando viene evocato dalla mano, come effetto ci porta un mostro dal deck con gli effetti negati, ci porta un altro Infinity Track di livello 5, Zazam, due livelli 5. E abbiamo il nostro Sputafiumi. Per fare invece lo Spezzaterra a livello 9 dobbiamo usare un po' gli effetti di modulazione dei livelli di Harvester e di Anchor Drill. Tuttavia, quando lo usiamo abbiamo praticamente la vittoria in tasca perché è una carta veramente forte. Dunque, entrambi possono essere rebornati dal cimitero tributando un mostro macchina terra. E entrambi hanno l'effetto che quando distruggono un mostro in combattimento se lo attaccano come materiale Xyz. Poi, Sputafiumi può andare a staccare un materiale per aggiungere alla mano o mandare al cimitero un mostro macchina qualsiasi. Spezzaterra può staccare un qualsiasi numero di materiali per andare a targettare quel numero di carte sul terreno dell'avversario e andarle a distruggere. Quindi, sì, hanno entrambi effetti molto utili. Diciamo che Sputafiume è quello che utilizzeremo più spesso. Spezzaterra poi ha un onesto 3100 di body, quindi sarà abbastanza utile per poi fare OTK. Proseguendo poi negli Xyz, abbiamo detto che giochiamo i treni, quindi abbiamo ovviamente Gustav Max, Super Dora e Juggernaut Libe. Gustav Max richiede due mostri livello 10, andiamo a staccare un materiale per burnare i 2000 all'avversario. Super Dora, sempre due mostri livello 10, andiamo a staccare un materiale per targettare un mostro sul terreno e lo rendiamo immune agli effetti delle carte dell'avversario fino a fine turno. Ovviamente, se riusciamo a farlo nel nostro primo turno e c'è un modo di farlo, basta usare Derry Crane da staccare nel turno dell'avversario e non solo andiamo a rendere immune un mostro qualsiasi sul nostro terreno dagli effetti delle magie, dagli effetti delle carte, non solo delle magie trappole del nostro avversario, ma andiamo anche a spaccare uno. Quindi questo comunque il primo turno è un onesto 4000 di difesa, non sarà così semplice da tirare giù.
Infine abbiamo Juggernaut Libre che possiamo andare a sovrapporre a uno qualsiasi di questi due, ne eredita anche i materiali Xyz, può attaccare un numero di volte pari al numero di materiali Xyz che possiede e come altro effetto possiamo staccare un materiale per dargli 2000 di attacco, quindi farlo diventare un 6000, ma può attaccare solo lui in quel turno. Quindi è utile, ad esempio, se l'avversario è a campo vuoto, facciamo Gustav Max, stacchiamo un materiale 2000, andiamo a sovrapporre, attiviamo l'effetto, diventa 6000, attacco, sono 8000 di danni precisi precisi. Questa cosa succede poco, ma succede e può succedere, quindi sapevatelo. In più, poi per finire abbiamo quattro carte che o non sono macchina o non sono terra. Per le carte macchina ma non terra abbiamo Dhingirsu, ovviamente, Enter Blathnir e Zeus. Dhingirsu e Enter Blathnir li possiamo fare Dhingirsu lo possiamo fare solamente in un modo in realtà, che è avere scatola ingranaggio antico con Anchor Drill livello 8. Facciamo Dhingirsu, ovviamente è sempre molto utile perché manda uno, protegge la nostra board, eccetera eccetera. Ovviamente questo significa che è uno spot flessibile nell'extra deck, quindi se dite vabbè, ma Dhingirsu lo usiamo una volta ogni morte di papa, non ho voglia di tenermi uno slot per un mostro, in realtà non è così raro da utilizzare, precisiamo, però dite non voglio tenere uno slot per un mostro che in realtà è utile o non è utile, possiamo cattarlo. In realtà un altro slot che possiamo cattare è il secondo Nocche Rabbiose per giocare ad esempio Clifford Genius. Ma questo poi è un altro discorso. Dhingirsu, ovviamente, vabbè, sapete già tutti cosa fa. Enter Blathnir, bandisce una carta staccando un materiale da mano, cimitero, mazzo, terreno, un po' ovunque del nostro avversario. Ovviamente, se lo facciamo a turno 1, andiamo a bandire una carta casuale dalla mano dell'avversario, e questo ci permette già di farli partire con un meno 1. Zeus è Zeus, non ha bisogno di presentazioni. E ultimo, ma non ultimo, è Gaia Charger. Perché Gaia Charger? Perché sputa fiumi quando poi sarà il terzo turno, se siamo riusciti a sopravvivere un turno, noi vogliamo chiudere. Possiamo attivare l'effetto di sputa fiumi per rebornarlo, quindi tributiamo un mostro macchina e lui si riborna, ma lui si riborna in difesa. Quindi se vogliamo avere qualcosa in attacco per poi andare a fare Zeus, possiamo evocare di sopra Gaia Charger, picchiamo e poi sovrapponiamo Zeus, abbiamo già uno Zeus con due materiali. In realtà poi ci sono n modi per avere anche più di due materiali su questi due, però diciamo questo per ora è quello che vi dirò. Non vi farò vedere tutte le combo, non perché non voglio, sono combo segrete, oh mio Dio, non voglio mostrarvi i segreti del mio mazzo, ma perché sono veramente troppe. Quindi, questo era l'extra deck, adesso sbarazzo un attimo e vi faccio vedere qualche combo. Allora, partiamo con la one card combo del mazzo. Vi basterà partire con una qualsiasi di queste quattro carte. Giocandole tutte e quattro in triplice copia non sarà difficile. Ovviamente con Heavy Forward vi andate a prendere Harvester, con Ridispiegamento Mecha vi andate a prendere Metal Cruncher e qualcos'altro. Poi in realtà la combo con Ridispiegamento Mecha sarà un po' più complessa, ma facciamo finta di partire con una di queste due carte, ok? Per esempio Metal Cruncher, perché in realtà con Harvester è molto più immediata la cosa. Perché entrambi andranno fatti normal, dichiarando l'effetto. Per Metal Cruncher andiamo a rivelare 3 Brutal Dozer dal mazzo, a meno che non abbiamo già uno in mano, in tal caso possiamo rivelare qualsiasi altra cosa. Con Harvester, ancora più stupido, normal, ci aggiungiamo Brutal Dozer. Niente di trascendentale. Quindi andiamo a rivelare 3, 2 li rimischiamo, ne abbiamo uno in mano. Attiviamo l'effetto, andiamo a tributare Metal Cruncher per evocare Brutal Dozer. Attiviamo l'effetto di Brutal Dozer. Quando viene evocato specialmente dalla mano, ci speciala un mostro Infinitrak dal deck con gli effetti negati. Quindi a questo punto abbiamo due mostri di livello 5. Sovrapponiamo per evocare Sputafiumi.
Quindi questo abbiamo tributato, questo sarà il nostro cimitero, per esempio. Anzi no, scusate, siamo partiti con Metal Cruncher. Ok, quindi attiviamo l'effetto di sputafiumi andando a detacciare, mi raccomando, importante, scava trincee. E quindi ci andiamo ad aggiungere un mostro macchina qualsiasi dal deck alla mano. E andremo ad aggiungerci Treno Pallotto alla Super Espresso. A questo punto, questa sarà la nostra mano con altre quattro carte qualsiasi, ok? Che non ci interessano al momento che cosa sono, ok? A questo punto possiamo linkare via Sputafiumi per evocare Golia Infini Cingoli. Ok, attiviamo l'effetto di Sputafiumi dal cimitero, tributiamo Golia e rispecialiamo Sputafiumi, rilinkiamo Sputafiumi per rifare Golia, poi vi spiegherò perché tutta questa cosa. E dal cimitero andiamo ad attivare Scava Trincee, andando a rebornare Bulldozer Brutale, che ovviamente ha già attivato il suo effetto, quindi in realtà solo dalla mano, vale, niente. E andiamo a fare un Link 2, e con questo Link 2 andiamo a fare Ballista Ingranaggio Antico. Attiviamo l'effetto di Ballista Ingranaggio Antico e ci andiamo ad aggiungere Scatola. Effetto di Scatola ci aggiunge Scava Tunnel, ok? A questo punto abbiamo già fatto un più 2, più 3 in realtà, ma più 1000 perché il cimitero è bello già pieno, ok? A questo punto dobbiamo evocare Scava Tunnel. Attiviamo l'effetto dalla mano, tributiamo e andiamo a specialare. Evochiamo l'ultimo Golia. Andiamo a specialare dalla mano il nostro Bullet Train. Attiviamo niente, andiamo a fare un Link 2 in Nocche Rabbiose doppia testa. E a questo punto attiviamo l'effetto di Scava Tunnel andando a riciclare sicuramente i tre Golia. Ok? Sicuramente Ballista e poi a scelta o lo starter o l'extender. Io preferisco andarmi a riciclare lo starter in modo che l'extender poi ce lo possiamo aggiungere alla mano di Bullet Train. Quindi andiamo a riciclare queste quattro carte, ok? Quindi queste 5 carte, scusate, queste tornano nell'extra, questa torna nel main deck e andiamo a pescare altre due carte che non ci interessa cosa sono, ok? Quindi a questo punto giochiamo con quello che abbiamo in mano e a fine turno si attiverà l'effetto di Bullet Train che ci raggiunge alla mano il nostro Brutal Dozer. Quindi alla fine di tutta la nostra combo avremo le quattro carte che avevamo all'inizio, due carte a caso, una scatola a ingranaggio antico, il Brutal Dozer che ci siamo dati prima e un Nocche Rabbiose sul terreno più due carte al cimitero almeno. Ok, queste possono essere qualsiasi cosa, possono essere trappole, handtrap, extender, altre cose, qualsiasi cosa, ok? E questa è la forza del mazzo, diciamo. Ora andiamo a vedere la combo per fare il rango 10. Questa volta è una combo di due carte. Dobbiamo avere Harvester e un qualsiasi mostro livello 10 specialabile in mano, ok? Harvester in realtà può anche essere, come detto prima, per esempio Metal Cruncher, ma faremo Harvester, ok? Allora, facciamo una normal di Harvester, effetto di addare chain 1, chain 2, effetto di Derry Crane. Quindi la combo sarà più o meno la stessa, ci andiamo ad andare Bulldozer Infini Cingoli, attiviamo l'effetto di Brutal Dozer, tributiamo, evochiamo, effetto, specialiamo, sovrapponi, effetto, stacchiamo, guardate questo è il cimitero,
Andiamo alla mano. Mano che comunque ha altre, a questo punto, tre carte. Ok. Perfetto, un po' d'ordine. Ok, a questo punto continuiamo la combo come prima, quindi tributiamo, evochiamo, tributo allo speciale, un incuno, poi da qui sempre special, link 2, into ballista, effetto ballista, aggiungiamo scatola, effetto scatola, aggiungiamo scavatunnel, effetto scavatunnel, tributiamo, evochiamo, specialiamo bullet train, andiamo a fare un link 2 in nocche rabbiose, stavolta prima di attivare tutto quanto attiviamo l'effetto di nocche rabbiose per rispecialare il nostro bullet train andando a scartare scatola ingranaggio antico che non so se si è vista. Ok, a questo punto possiamo fare il nostro rango 10 che sarà ovviamente, andando per primi, sarà Super Dora. Ok, riesco a orientare in questo modo. Ok, poi attiviamo a questo punto l'effetto di scavatunnel andando a riciclare i due Golia. In realtà dovevamo fare un altro link, la combo era uguale a prima. Ballista e scatola. In realtà, se non abbiamo fatto Golia, possiamo riciclare Harvester, ok? Per non proprio non fare evocazioni a caso, tanto già ci becchiamo Nibiru come se niente fosse. Ok, andiamo a riciclare e peschiamo altre due carte. Quindi a questo punto cosa abbiamo? Abbiamo un mostro sul terreno, praticamente masterpiece in forma di Xyz sul terreno, 5 carte a mano, in mano a caso, 3 carte del cimitero, 2 carte al cimitero perché il resto abbiamo riciclato, abbiamo detto. Ok, volendo possiamo staccare durante la nostra main phase bullet train e in end phase ci andiamo a riciclare anche il dozer brutale, quindi abbiamo 6 carte in mano con board piena. Ultima, ma non per importanza, vi faccio vedere la combo da una carta e mezza. Ok? Cosa vuol dire? Che ci serve ridispiegamento mech più una carta da scartare. Quindi attiviamo ridispiegamento, andiamo a scartare una carta, ci aggiungiamo Metal Cruncher e Fortezza. Ok? Quindi questa sarà la nostra mano, questa l'abbiamo risolta. A questo punto evochiamo normalmente Metal Cruncher, attiviamo l'effetto e andiamo a rivelare 3 mititrice, aggiungiamo una mititrice, le altre due tornano nel mazzo. Ok, e a questo punto possiamo andare a evocare Fortezza andando a scartare Harvester e Fortezza. Ok, a questo punto cambiamo un pochino l'ordine della combo. Abbiamo due mostri macchina, andiamo subito ad evocare ballista ingranaggio antico. Attiviamo l'effetto di ballista, ci andiamo ad aggiungere scatola e anziché andarci ad aggiungere scavatunnel di scatola, ci andiamo ad aggiungere scavatrince. Ok? A questo punto scartiamo queste due carte per rievocare fortezza. Ok? Attiviamo l'effetto di scavatrincee e riborniamo Harvester. Attiviamo l'effetto di Harvester perché è stata evocata specialmente e ci andiamo ad aggiungere ovviamente Brutal Dozer. Quindi questo ce l'abbiamo in mano.
A questo punto usiamo l'effetto di Harvester targettando Mech Fortezza, diventano entrambi livello 9 e andiamo a sovrapporre per evocare, ovviamente dando per primi Enter Blatnir. Attiviamo l'effetto di Enter Blatnir staccando Fortezza per andare a togliere una carta dalla mano dell'avversario. Ok? Ora, da qua in poi, dipende un po' cosa vogliamo fare. Se abbiamo altri extender, possiamo tranquillamente tenerci Enter Blatnir sul terreno, ma non è il nostro caso. Quindi, usiamo l'effetto di Brutal Dozer andando a tributare Ballista, andiamo a evocarlo, attiviamo l'effetto di Ballista, specialiamo Scavatunnel, andiamo a sovrapporre per fare Sputafiumi, attiviamo Sputafiumi, staccando Scavatunnel per raggiungere alla mano il treno pallottola, tributiamo Sputafiumi per fare il nostro primo Golia, attiviamo Sputafiumi tributando Golia per revocare Sputafiumi, a questo punto facciamo un altro Golia, ok? Ora, se vogliamo tenere Enter Blatnir sul terreno, possiamo usare Treno Pallottola per rievocare Mech Fortezza. Ok? In questo modo possiamo andare a fare Nocche Rabbiose in questo modo. Ora, al cimitero abbiamo un bel po' di carte che possiamo andare a riciclare, quindi possiamo bandire Scavatunnel, ok, per andare a riciclare sicuramente 1, sicuramente 2, sicuramente 3, sicuramente 4 e, come vi dico sempre, 5, ok? Questi tornano nel mazzo e andiamo a pescare due carte. Quindi abbiamo le tre carte che avevamo prima, più queste due che abbiamo pescato nuove, ok? E al cimitero possiamo ancora usare l'effetto di Treno Pallottola per riaggiungerci Bulldozer Brutale. In questo modo siamo tornati a 6 carte in mano e ne abbiamo levata una dalla mano dell'avversario. Enter Blatnir può rimanere in difesa, può rimanere in attacco, è uguale. Ovviamente lo possiamo tenere sul terreno solamente perché abbiamo usato Bulldozer Brutale dopo aver fatto un mostro vento, altrimenti non avremmo potuto farlo se avessimo attivato subito Bulldozer Brutale. Bene, questo era tutto per il mazzo, sarà venuto un video lunghissimo, va bene, io spero vi sia piaciuto. Solo un'ultima cosa, a fine video, una cosa che mi viene chiesta spesso, le bustine. Allora, per il main deck sto usando delle katana Ultimate Guard bianche, normalissime, per l'extra deck sto usando delle... Dragon Shield Jade matte e come oversleeve sto usando delle KMC Character Guard piccole che hanno questo ghirigoro dietro, in modo che poi quando viene inserita la carta dietro si vede questa cornice. E niente, questo è tutto. Io vi ringrazio per avermi seguito. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!